Grazie Presidente. Sul caso di Medica Zemi siamo costretti a discutere di qualcosa che forse non avrebbe bisogno di un solo secondo di dibattito. A chiunque fosse chiesto se ritiene possibile che un paese europeo finisca per consegnare una persona nelle mani del boia di una dittatura come l'Iran, beh, la risposta sarebbe certamente che non è nemmeno immaginabile. E invece l'immaginabile rischia di accadere, sta per accadere, nonostante le rassicurazioni che arrivano, e allora vuol dire che c'è qualcosa di davvero grave, una sorta di impazzimento che prende questa Europa. Qualcuno dice che ci sono alcuni cavilli giuridici che possono portare Mehdi Kazemi alla deportazione e alla morte. Questo semplicemente non deve essere possibile. I principi fondanti dell'Unione Europea di rispetto dei diritti umani e della vita non sono ancora stati aboliti. Se Kazemi finirà assassinato, nessuno potrà dare la colpa a procedure burocratiche, a meno di rassegnarsi a ritenere che l'Europa debba essere fatta solo di questo, di procedure burocratiche, di stati-nazione che sono così potenti da non riuscire nemmeno a salvare una vita. Io ringrazio i 140 deputati europei che si sono mobilitati su questo e spero che ci sarà un voto unanime di questo Parlamento alla risoluzione presentata. Grazie Presidente.